Buongiorno a tutti, benvenuti alla presentazione dell'offerta formativa per l'anno accademico 2021-2022 del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Innanzitutto mi presento, anzi ci presentiamo. Io sono il direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Stefano Troiano, e insieme a me sono oggi presenti anche la presidente del Collegio Didattico di Giurisprudenza, la professoressa Laura Calafà. Buongiorno. Buongiorno Laura, la presidente del Collegio Didattico di Governance dell'Emergenza, la professoressa Giovanna Di Gugnana. Ciao Giovanna, e anche referenti ACU del corso di laurea magistrale al ciclo unico in giurisprudenza, la professoressa Francesca Ragno, e referente ACU per il corso di laurea in scienze dei servizi giuridici, che come vedremo tra poco cambia nome e diventa servizi giuridici. Per le imprese, per imprese e amministrazione no profit, ovvero il professor Peruzzi, Marco Peruzzi, Buongiorno. che saluto. Ecco, benvenuti a tutti, un benvenuto virtuale. Come sapete, ormai siamo tutti abituati a questa modalità, ma naturalmente noi vorremmo fortemente incontrarvi, speriamo a breve, anche in presenza. Questo è l'impegno che il nostro dipartimento, il nostro Ateneo, ha preso per il prossimo anno accademico, di riportare le lezioni in presenza compatibilmente con l'andamento dell'emergenza. Credo che sia comunque fondamentale per tutti voi che vi affacciate a questa nostra realtà anche poterne frequentare gli spazi, vederli, conoscerli, oltre che conoscere ora soltanto virtualmente i contenuti dell'offerta formativa. Ebbene, in estrema sintesi, l'offerta formativa del prossimo anno accademico del nostro dipartimento è un'offerta varia perché si compone di più corsi di laurea diversi, di tipologie differenti, un corso di laurea magistrale a ciclo unico, quindi quinquennale in giurisprudenza, e un corso di laurea triennale che ho già menzionato, della classe L14, classe di laurea in servizi giuridici per imprese e amministrazioni no profit, a cui si collega un nuovo corso di laurea. Nuovo corso di laurea magistrale in diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile, che quindi insieme all'altro corso triennale compone un unico ciclo quinquennale offerto ai nostri studenti, e un ulteriore corso di laurea magistrale, che è della classe delle scienze politiche, che è il corso di governance dell'emergenza, che esiste già da alcuni anni. È un'offerta quindi varia, ma è anche un'offerta rinnovata. Profondamente, ho già parlato di un corso di laurea nuovo, completamente nuovo, laurea magistrale, ma profonde innovazioni ha conosciuto anche per il prossimo anno accademico il corso di laurea triennale in servizi giuridici, ne parleremo fra poco, e anche alcune innovazioni meno radicali, ma comunque significative, riguardano il corso di laurea in governance dell'emergenza. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico è stato riformato, come ci dirà fra poco la professoressa Ragno, pochissimi anni fa, e la riforma è adesso a pieno regime, quindi anche questo in realtà è un corso, sia pure da qualche anno, nuovo nei contenuti e nell'impianto. Quindi ecco, siamo contenti di poter presentare un'offerta che è varia, nuova, rinnovata, e anche nei contenuti innovativa. Numerosi insegnamenti, corsi nuovi, rinnovati nei contenuti che sono strettamente legati alla ricerca, e anche occorre dirlo, nei metodi di insegnamento su cui il nostro dipartimento sta investendo con molto impegno. Ecco, io qui mi fermo, posso solo aggiungere, ecco, questo sì, visto che poi non ne parleremo, che l'offerta formativa si completa anche con un'offerta post laurea, ma che è opportuno comunque menzionare perché da quell'offerta nascono anche idee nuove che poi vengono ad avere ricadute significative nei corsi di laurea, diciamo, del primo ciclo della laurea in senso stretto, ovvero il dottorato di ricerca e la scuola di specializzazione per le professioni legali. Sono come tante altre offerte anche di master e di corsi di perfezionamento. Ecco, il dottorato di ricerca in particolare è un completamento, un approfondimento nella ricerca avanzato, che è offerto ovviamente a tutti i nostri laureati e che è opportuno che i nostri futuri studenti conoscano nella sua esistenza e anche nei suoi contenuti, dato il dottorato di ricerca in scienze giuridiche europee e internazionali.
Con questo saluto fin troppo lungo, mi fermo perché poi rischio di anticipare veramente i contenuti. Lascio la parola alla professoressa Calafà, a Laura, Presidente del Collegio Didattico di Gli Grazie, Studenti. grazie direttore. Io oggi ho un compito di coordinare e di rispondere alle chat per le eventuali domande, ricordando che l'incontro di luglio è un incontro particolarmente importante in questo Open Day perché i corsi sono attivi, sono stati approvati dal Ministero e dall'ANVUR, quindi voi accedendo alla pagina rivista dell'Ateneo dedicata all'area giuridica potete trovare tutte le informazioni e le indicazioni. Noi oggi qui vi presentiamo una sintesi in modo tale da attivare con voi un confronto sulle questioni sospese. Rimane comunque la possibilità, e poi mi raccomando, praticatela, scrivete a noi, che trovate comunque indicati nei singoli corsi come punti di riferimento, e contatti, anche nelle prossime settimane, nell'eventualità in cui abbiate dubbi eventuali ancora da risolvere. Abbiamo costruito una presentazione che parte dal triennio, la laurea triennale in servizi giuridici rivista, quindi Marco Peruzzi, se vuoi presentarci la laurea triennale rivista. Grazie Marco. Grazie Laura, buongiorno a tutte e a tutti. Inizio appunto condividendo la presentazione che dovreste a questo punto vedere. Ecco, quello che vorrei fare con voi oggi è appunto dare, se non i numeri, almeno alcuni numeri e per farlo partirei proprio da qui. 1 più 1 uguale 3. Ecco, l'obiettivo di questa slide non è chiaramente quello di avvertirvi che per lo studente della triennale la matematica diventerà progressivamente un'opinione. Ecco, no, l'obiettivo è quello di evidenziare che il corso ha da un lato la durata appunto di 3 anni, ma dall'altro è costruito in funzione di due specifiche finalità. Ecco, parto con il numero 3, appunto. 3 sono gli anni del corso di studi in servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no profit. Come ha già detto il direttore, un nome nuovo. Un corso che quindi si presenta a partire dal prossimo anno accademico con un nome nuovo, una veste completamente rinnovata e un piano didattico completamente riformato. 3 anni e non 5, appunto. Non 5 come la laurea magistrale a ciclo unico che ci presenterà poi la professoressa Ragno. Ecco, questo non vi tragga in inganno. 3 anni e non 5. Sgombriamo subito il campo da un equivoco. La laurea triennale non è la versione abbreviata e semplificata della laurea in giurisprudenza. È un corso orientato a formare figure professionali specifiche e distinte dalle professioni legali dell'avvocato, magistrato e notaio, a cui si indirizza invece la laurea magistrale in giurisprudenza, quella a ciclo unico. Capito che cosa non è, cerchiamo di capire che cosa sia. Ecco, e per spiegare che cos'è, utilizzerò questa volta il numero 2. Due sono le specifiche finalità di questo corso. La prima finalità è quella di costituire un corso base da agganciare poi al biennio della nuova laurea magistrale in diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile che presenterà dopo di me il professor Troiano. Dall'altra parte, però, un'altra specifica finalità è quella di costituire un corso professionalizzante, volto a formare operatori giuridici specializzati che possano inserirsi già dopo questi 3 anni di studi all'interno di un contesto lavorativo. Quale contesto lavorativo? Anzitutto il contesto delle aziende private, siano esse imprese, siano esse organizzazioni no profit, per attività di gestione, quindi per esempio attività di gestione delle risorse umane, di sistemi di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche per attività consulenziale. Ecco, uno dei classici sbocchi professionali di questa laurea triennale è appunto il consulente del lavoro. Tanto che abbiamo delle convenzioni con gli ordini di Verona, Vicenza e Mantova che consentono di anticipare il tirocinio da consulente del lavoro già durante gli studi senza attendere quindi la laurea. Un altro importante contesto lavorativo in cui il laureato potrà inserirsi è quello della pubblica amministrazione. Potrà inserirsi come funzionario con compiti nella gestione e controllo di progetti, contenziosi, gare pubbliche, procedimenti amministrativi, gestione delle risorse economiche o dei rapporti con gli enti del territorio. Attenzione, novità di quest'anno. Tra le novità della riforma del corso
vi è anche l'ampliamento dell'offerta formativa, un ampliamento che è finalizzato a consentire la maturazione di competenze utili al possibile inserimento del laureato nel comparto sicurezza e nell'amministrazione giudiziaria. Comparto sicurezza, che quindi significa possibile accesso ai bandi per vigili urbani, carabinieri, polizia, polizia penitenziaria, amministrazione giudiziaria, che significa quindi possibile accesso ai bandi per operatori giudiziari e forensi. Proprio per questo il corso prevede ben 6 percorsi didattici, chiamati a orientare lo studente nella costruzione delle proprie competenze in vista dello specifico sbocco a cui vuole tendere con questa laurea. Quindi vediamo il percorso didattico in lavoro e consulenza, quello in impresa e no profit, quello in amministrazione e sicurezza, che poi porta appunto al possibile accesso ai bandi nel comparto sicurezza, gestione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, operatore giudiziario forense, abbiamo visto appunto l'amministrazione giudiziaria, scienze giuridiche e prospettive internazionali, che è proprio quello che conduce alla possibile acce all'accesso alla nuova laurea magistrale. Tutti questi percorsi consentono chiaramente l'accesso alla nuova laurea magistrale, questo è quello dedicato, l'ultimo, scienze giuridiche e prospettive internazionali. Attenzione, si tratta di percorsi, non di curricula, quindi di indicazioni di orientamento che servono per guidare lo studente all'interno del pacchetto degli insegnamenti a scelta e dei laboratori didattici. La costruzione del percorso sarà supportata dalla presenza di docenti tutor, da specifiche iniziative di orientamento in itinere. È una costruzione che si consolida soprattutto nel secondo e del terzo anno del corso e che poi è valorizzata in modo appunto specifico in sede di esame di laurea. Ecco, chiaramente il percorso didattico, questi percorsi didattici si innestano su una solida area di preparazione giuridica comune che riguarda discipline di ambito chiaramente sia privatistico sia pubblicistico, e che è un'area di preparazione giuridica comune che è integrata però anche dall'acquisizione di alcune competenze extragiuridiche e comuni, economiche, informatiche, linguistiche e sociologiche. Ecco, ho parlato di laboratori didattici. Che cosa sono? Ecco, per spiegarlo vorrei tornare al numero 2. Perché due non sono soltanto le finalità del corso, ma anche le ragioni per cui possiamo parlare di innovazione all'interno di questo corso di studi, che è un corso innovativo sia perché propone una riprogettazione degli studi giuridici di base funzionale alle nuove sfide del mercato del lavoro, della globalizzazione, della digitalizzazione. È un corso che è innovativo, però, come ha già detto il professor Troiano, anche dal punto di vista del metodo di insegnamento, perché ciascun insegnamento sarà erogato non soltanto con lezioni frontali, quelle tradizionali, ma anche con attività laboratoriali, che saranno volte a consolidare le competenze con tecniche e strategie didattiche innovative, interattive, lavori di gruppo, esercitazioni pratiche, scrittura di atti, confronto diretto con i professionisti. Strategie costruite sfruttando peraltro le potenzialità offerte dagli strumenti digitali che tanto abbiamo conosciuto negli ultimi 2 anni. E proprio a riguardo, ecco, al di là di quello che sarà poi l'organizzazione della didattica il prossimo anno in ragione dell'emergenza, ecco, ciascun insegnamento sarà comunque erogato in modalità mista, in modo da garantire la registrazione online delle lezioni per gli studenti lavoratori. Ecco, oltre agli insegnamenti di base e a scelta, ciascuno appunto abbiamo visto con il proprio laboratorio integrato, il corso prevede poi, sempre in nome dell'innovazione, 9 laboratori dedicati, da cui lo studente può attingere per sviluppare o competenze giuridiche ulteriori o migliorare, per esempio, i propri soft skills, le famose competenze trasversali, oppure acquisire ulteriori competenze linguistiche, informatiche, statistiche. Ecco, e in questa, ecco, ce ne citerò alcuni, per esempio, laboratorio dedicato in statistica di base, informatica per la pubblica amministrazione, laboratorio di analisi dei dati, laboratorio di scrittura giuridica, laboratorio in lingua inglese sulla terminologia giuridica di atti e contratti,
laboratorio applicato di economia del lavoro e del mercato del lavoro, laboratorio in mediazione, sull'impresa sociale no profit, sulla contrattazione collettiva. In questa prospettiva si conferma l'obbligatorietà dello stage, la possibilità per lo studente di svolgere periodi di studio all'estero, di seguire insegnamenti erogati in tutto o in parte in lingua straniera, e in novità anche di quest'anno, la possibilità di seguire uno specifico insegnamento dedicato al Legal English. Termino con un ultimo numero, abbiamo detto 3, abbiamo detto 2. Zero. Come già lo scorso anno accademico, anche per il prossimo il corso sarà ad accesso libero, quindi zero test di ammissione. Che dire, vi aspettiamo. Ho concluso e lascio la parola Grazie, a Laura. grazie Marco, grazie per tutte le preziose indicazioni relative alla trasformazione del corso di studi che passa da quello che è attualmente in vigore con due curricula vincolati a sei percorsi liberi, ma che sono guidati dal gruppo di riferimento del corso e che vedono poi uno specchio di questa completezza del percorso nel momento dell'attribuzione del punteggio di laurea che verrà incentivato proprio se ed in quanto completo rispetto al profilo. Aggiungiamo un ultimo dato, se sei d'accordo Marco, abbiamo cambiato anche le regole relative alla prova finale, che non sarà più solo una tesi di tipo classico e tradizionale, ma anche una verifica di tipo esperienziale sullo stage che viene, quindi un tipo report sullo stage che è stato costruito, o una specifica della ricerca applicata per chi in particolare svolgerà una tesi sulle materie di area non strettamente giuridica come l'economia, la sociologia, l'economia aziendale o l'informatica. Quindi questo ci consente di completare. Questo ci consente di completare la presentazione. Chiederei quindi al professor Troiano di presentare la novità della finalmente approvata, attiva, già inserita nel nostro sito di Ateneo con tutte le specifiche, la nuova laurea magistrale nella classe delle scienze giuridiche. È la prima volta che a Verona abbiamo una classe di laurea magistrale in scienze giuridiche. È la laurea magistrale in diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile. Stefano, grazie. Grazie Laura. Allora, anche io mi avvarrò come i colleghi di alcune slide di presentazione, che sarà naturalmente sintetica per lasciare poi spazio a eventuali quesiti e domande, di questo nuovo corso. Avvio quindi la presentazione. Un corso, come è già stato detto dalla professoressa Calafà, che si inserisce in una nuova classe di laurea, nuova naturalmente per Verona, ma nuova anche a livello nazionale, perché è molto recente l'introduzione di questa nuova classe di laurea delle scienze giuridiche, risale al 2018, l'approvazione, e quindi ad oggi sul territorio nazionale non sono molte le esperienze di offerta universitaria in questa nuova classe. Ce ne sono, ma sono diciamo diversamente articolate e ancora numericamente contenute. Quindi siamo molto lieti di poter anche noi avviare questo nuovo percorso di studio che, come è già stato detto anche più volte ormai, rappresenta anche l'opportunità per il completamento del ciclo 3 più 2, quindi con il 2, la laurea magistrale, il biennio di completamento, che si apre nel nostro dipartimento con il corso di laurea in servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no profit. Però la finalità è più ampia di questa nuova offerta formativa, perché, come vedrete, è aperta anche a studenti che non provengono dal nostro triennio, ma provengono, ad esempio, da altri trienni giuridici esistenti sul territorio nazionale, oppure anche da laureati triennali di alcune classi non giuridiche. Quindi l'ambito di potenziale interesse è molto ampio. Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile. Occorre fare una premessa che poi verrà ripresa, credo, anche da altri colleghi. Questo corso di laurea dove nasce? Non nasce da nulla, nasce da un progetto che noi chiamiamo piano di sviluppo del Dipartimento, molto ampio, molto ambizioso, che ha visto il nostro Dipartimento
ottenere il riconoscimento di Dipartimento di Eccellenza con un progetto che è insieme di innovazione della ricerca e della didattica intitolato Diritto, Cambiamenti e Tecnologie. È un progetto quinquennale che ci impegna con un importante finanziamento del MIUR nel quinquennio 2018-2022, quindi ormai ci avviciniamo alla fase di completamento, e rispetto al quale l'innovazione dell'offerta formativa con la creazione di nuovi corsi, la riforma di corsi esistenti, è un aspetto centrale perché rappresenta la ricaduta sul piano della didattica delle innovazioni che abbiamo in questo lasso temporale introdotto nell'ambito della ricerca e dei metodi di apprendimento e di insegnamento. E anche nei contenuti, perché come vedete il titolo del progetto Diritto, Cambiamenti e Tecnologie fa riferimento proprio a quei temi che sono e formano oggetto del corso di laurea nuovo, laurea magistrale nuovo. Nell'ambito del progetto di eccellenza, lo dico molto sinteticamente, sono stati costituiti due pilastri, potremmo dire due organi interni del Dipartimento, il primo dedicato alla ricerca, il centro Ius Tech, che si occupa principalmente dei cambiamenti tecnologici, ma non solo, e dall'altro lato il laboratorio di didattica innovativa IDEA, nell'ambito del quale si è avviata una importante e molto feconda attività di innovazione anche dei metodi di insegnamento. Ecco quindi da dove nasce il nostro progetto di corso laurea magistrale. Nasce da un impegno collettivo di tutti i nostri docenti e ricercatori che hanno iniziato a costruire, innanzitutto sul piano della ricerca, ma poi sul piano dell'innovazione metodologica delle modalità di apprendimento e di insegnamento, direzioni di studio e di approfondimento nuove, innovative e anche in alcuni casi sperimentali. Il senso della nuova laurea, quindi ricaduta del progetto di eccellenza sul principale, sul piano dell'offerta formativa, sta sul piano contenutistico, nella integrazione, l'integrazione delle competenze giuridiche con le tre dimensioni emergenti della società contemporanea, che sono quelle che il titolo sintetizza le tecnologie, innanzitutto, e soprattutto le tecnologie digitali che costituiscono ormai una caratteristica imprescindibile della nostra vita e della nostra comunità, e l'innovazione, perché l'innovazione che è indotta dalle tecnologie o di cui le tecnologie sono il risultato, ma che a volte prescinde anche dal profilo puramente tecnologico. E infine la sostenibilità, intesa come qualità e obiettivo da raggiungere nell'integrare in modo armonico appunto lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, i cambiamenti indotti da questi fenomeni che caratterizzano la società contemporanea. Allora, in fronte a tutte a queste che sono dimensioni emergenti, potremmo chiamarle anche sfide. Per il giurista, il nostro intento è quello di formare dei giuristi che, forti di una preparazione triennale, che in molti casi sarà appunto la preparazione triennale di cui ci ha parlato il professor Peruzzi, cioè quella che nasce dal corso di laurea in scienze in servizi giuridici per imprese e amministrazioni no profit, forti di quella preparazione, acquisiscono nell'ambito del nuovo corso di laurea magistrale una preparazione avanzata e integrata sul piano pluridisciplinare, ma anche multidisciplinare, cioè integrando dimensioni non soltanto giuridiche, ma anche non giuridiche, perché indubbiamente per poter applicare il diritto alle tecnologie e all'innovazione sostenibile occorre conoscere, quantomeno sotto il profilo delle questioni di base, dei temi di base, anche avere, una conoscenza di base anche di alcuni profili tecnologia, di conoscenze tecnologiche, di conoscenze economico e sociali, socio-economiche, profili socio-economici e anche di biotecnologia. Tutte queste realtà vengono quindi coordinate insieme. E come ho dimenticato di dire, ma è sotteso tutto questo discorso, tutto questo è stato impostato avendo in mente il modello dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, le cui parole chiave sono presenti in gran parte degli insegnamenti offerti in questa nuova laurea magistrale. E anzi, la nostra intenzione è collegare
ciascun programma, il programma dei diversi insegnamenti proprio a queste parole chiave dal punto di vista dei contenuti. Qual è il giurista che formeremo? Il giurista cosiddetto 4.0, poi chissà, diventerà 5.0 più avanti. È il giurista dell'innovazione e della sostenibilità che svolge quelle attività di consulenza e gestionali di cui ci ha già parlato Professor Peruzzi con riferimento a una formazione di base triennale, che qui viene declinata in termini di approfondimento di competenze avanzate. In attività di consulenza e gestionale nelle imprese, come lavoratore dipendente o anche come esterno, quindi come esperto legale, oppure attività lavorative di tipo dirigenziale, quindi a livello avanzato, nelle imprese, negli enti, nelle amministrazioni pubbliche e private e naturalmente anche negli enti no profit o non profit che dir si voglia. E poi il laureato magistrale potrà accedere, essendo un laureato quinquennale, comunque, cioè che ha completato un ciclo di 3 più 2, a master di secondo livello e a corsi di dottorato di ricerca. Certo, non potrà, e questo è importante ricordarlo, svolgere le professioni legali classiche, quelle dell'avvocato, del notaio, del magistrato, perché per queste professioni è necessario il diploma di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, cioè il classico corso di laurea in giurisprudenza, classico perché esiste, diciamo, da quando esistono le facoltà di giurisprudenza, ma che anch'esso, come ci dirà poi la professoressa Ragno, non è certamente estraneo alla innovazione e alla declinazione dei contenuti in chiave moderna e contemporanea. Però è un corso di laurea diverso, distinto. Le professioni legali non sono l'obiettivo formativo di questo corso di laurea magistrale triennale. Coloro che potranno accedere alla nuova laurea magistrale, lo dicevo, sono innanzitutto gli studenti del corso di laurea in scienze giuridiche, servizi giuridici, cioè la classe L14, il triennio, che anche noi qui a Verona abbiamo. Possono essere anche gli studenti però del corso di laurea magistrale a ciclo unico, quindi in giurisprudenza, quinquennale, oppure studenti che provengono da lauree prevalentemente di area economica o delle scienze politiche, ma anche aree del servizio sociale. Qui sono elencati, vedete, scienze dell'economia e della gestione aziendale, scienze economiche, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, servizio sociale. Però a queste classi di laurea si aggiungono anche quelle di scienze della comunicazione e lingue e culture moderne. Naturalmente per i laureati che provengono da classi di laurea non giuridiche, saranno necessarie alcune opportune requisiti curricolari, adeguati requisiti curricolari che sono e troverete poi indicati in maniera dettagliata, cioè sarà necessario che lo studente abbia acquisito almeno alcuni CFU, almeno alcuni settori giuridici. E poi gli studenti devono possedere, questo è un aspetto molto importante, una conoscenza di base della lingua inglese. Gli serve il B1 di inglese perché questo è un corso che, come potete ben capire, declinando innovazione con nuove tecnologie, eccetera, non può prescindere da un approfondimento anche e un'apertura anche internazionale, perché i temi di cui tratta sono temi che interessano una società ormai necessariamente globale, e per i quali quindi la conoscenza della lingua veicolare dell'inglese, una conoscenza adeguata, quindi almeno B1, è fondamentale. Poi, come vedremo, nell'ambito del corso di studi l'inglese viene approfondito soprattutto sul piano dell'inglese giuridico. Il percorso formativo si compone di 2 anni, ovviamente, un primo anno comune, un percorso comune, e un secondo anno invece nel quale lo studente sceglie un percorso di approfondimento, un curriculum, e che quindi ha carattere di specializzazione. Il primo anno comune è composto da 4 insegnamenti integrati che sono interdisciplinari perché, come ho già detto, coniugano competenze giuridiche ed extragiuridiche. Li ho qui elencati: diritto e nuove tecnologie, che si compone di un insegnamento pubblicistico, diritto costituzionale delle nuove tecnologie e uno privatistico, diritto privato delle nuove tecnologie. Nuove tecnologie e gestione dei dati, come vedete, appunto, competenze extra giuridiche offerte sul piano delle tecnologie informatiche e della statistica di base,
ambiente e sostenibilità, che coniuga insegnamenti di diritto del lavoro, tutela del lavoro e catene globali del valore e di diritto amministrativo declinato nei contenuti sul piano del diritto dell'ambiente, diritto, economia e sviluppo sostenibile, infine, che coniuga il diritto dell'agroalimentare e precisamente dell'innovazione delle sostenibilità ambientali con un insegnamento di matrice economica, sostenibilità ambientale ed economia circolare. Quindi tutto il primo anno, comune è all'insegna dell'integrazione fra competenze giuridiche ed extragiuridiche e si completa con un insegnamento a scelta di natura comparatistica che vede la scelta dello studente il diritto commerciale transnazionale oppure il diritto comparato e della globalizzazione, uno di matrice quindi più privatistica e l'altro di matrice più pubblicistica. E infine, come già ricordato, Legal English, l'insegnamento dell'inglese giuridico. Il secondo anno invece si compone di tre percorsi curricolari distinti che, come è già caratteristico della laurea triennale e come vedremo anche della laurea magistrale al ciclo unico, offre allo studente una scelta estremamente ampia di insegnamenti. Lo studente ne sceglie sei, io qui non ho riportato l'elenco perché le slide non consente di compattare questa elencazione di tanti insegnamenti in una immagine leggibile, però li potete consultare adeguatamente, sono raggruppati in questi tre assi appunto formativi specialistici. Strategie per l'internazionalizzazione dei mercati, il primo, che rappresenta la specializzazione che garantisce al futuro giurista dell'innovazione sostenibile, delle tecnologie dell'innovazione sostenibile, una massima apertura di tipo internazionale, e che coniuga anche le competenze di gestione strategica del mercato con possibilità poi di specializzarsi in alcuni settori in cui l'internazionalizzazione è particolarmente importante e che poi, come vedremo, possono costituire anche oggetto di un curriculum a sé. Mi riferisco in particolare all'alimentazione, alla moda e ai beni culturali. E poi competenze interdisciplinari sono offerte in questo curriculum sul piano dell'analisi dei dati e del marketing. Il secondo curriculum è diritto e tecnologie per imprese, enti, istituzioni pubbliche e private. Il focus qui è sulle tecnologie, quindi sulla base del percorso comune intrapreso al primo anno, si analizza il rapporto tra diritto e tecnologie in tutte le sue diverse declinazioni, naturalmente l'intelligenza artificiale, il mondo del digitale, di internet, dei social media, nel sotto profilo sia privatistico sia pubblicistico e con particolare attenzione anche qui all'innovazione gestionale, alle tecnologie e alle competenze interdisciplinari in materia di governance e controllo di gestione. Infine, il terzo curriculum che consente allo studente e che è un'altra particolarità importante di questo corso è in lingua inglese, integralmente in lingua inglese, quindi un secondo anno in lingua inglese per lo studente che abbia le competenze adeguate e l'interesse in questa direzione, dedicato a questi tre settori trainanti, anche, lo sappiamo, dell'economia del territorio in cui insiste l'Università di Verona, ma in realtà dell'Italia nel suo complesso come nazione, ovvero l'alimentazione, la moda e il patrimonio culturale, Food, Fashion and Cultural Heritage. In questo caso il curriculum consente di coniugare gli studi giuridici dedicati al Made in Italy, per capirsi, con le specifiche competenze di ricerca del nostro dipartimento in questo settore. Altri due elementi importanti, quindi ricordato un'ampia scelta del corso, sono legati anche qui, come nel triennio, alla didattica innovativa. È un corso anche questo misto, perché almeno un CFU, cioè 6 ore di ciascun insegnamento, saranno erogati a distanza, ferma restando anche la modalità di registrazione, come si è detto, per gli studenti, a beneficio degli studenti lavoratori, adesso a prescindere dalla situazione di emergenza legata alla emergenza epidemica. Ma la scelta della erogazione mista a distanza è una scelta che prescinde dalle emergenze e che rappresenta lo strumento anche nella nuova l'area magistrale per sperimentare nuove modalità di insegnamento innovativo
attraverso anche strumenti tecnologici oggi divenuti di uso comune. Quindi ogni insegnamento avrà 6 ore. 6 ore in cui si farà che cosa? Ecco, qui abbiamo declinato diversamente questo strumento a seconda che si tratti di insegnamenti del primo anno, cioè il percorso comune, oppure insegnamenti del secondo anno, tendenzialmente. Con gli insegnamenti del primo anno, le 6 ore didattiche a distanza saranno prevalentemente ore di insegnamento propedeutico, destinate a o a colmare delle competenze che, soprattutto extragiuridiche, non siano ancora pienamente acquisite dallo studente al primo anno, oppure per avviare con l'offerta di alcune nozioni fondamentali allo studio poi del corso, che invece è uno studio naturalmente più approfondito di alcuni temi, di alcune tematiche, svolto anche attraverso strumenti di approfondimento casistico e con l'innesto anche di esercitazioni. Il metodo innovativo, mentre nel secondo anno, scusate, dimenticavo, le 6 ore CFU, diciamo, il credito erogato a distanza, è essenzialmente uno strumento per integrare all'interno degli insegnamenti dei laboratori dell'insegnamento, cioè degli strumenti di didattica particolari che non potrebbero essere offerti mediante l'insegnamento in presenza. Tutta l'attività didattica in presenza o a distanza comunque deve essere e sarà caratterizzata dall'utilizzo di metodologie innovative come le esercitazioni cliniche, in-house, apprendimenti tipo cooperativo oppure basati sul problem-based learning oppure sulle classi invertite, cosiddette flipped classroom. E come ci è stato detto anche per la laurea triennale, numerosi sono invece i laboratori interdisciplinari o multidisciplinari che saranno offerti per integrare insieme competenze giuridiche ed extragiuridiche con le cosiddette soft skills. Anche qui non mi soffermo e non faccio un'elencazione che potrebbe essere eccessivamente pedante, eccessivamente pesante anche nell'ottica invece di sintesi di questa presentazione. E rimango a disposizione per i quesiti e le domande insieme naturalmente ai colleghi. Grazie a tutti per la vostra attenzione. Grazie, grazie Stefano, grazie per la presentazione. L'allineamento agli standard di didattica innovativa e comunque ad una parte di didattica digitale, essendo comunque corsi in modalità mista, fa parte della caratterizzazione dei nuovi corsi rivisti e il nuovo corso attivato nella laurea magistrale. Lascerei la parola a Giovanna Liguniana per la presentazione della laurea magistrale in governance dell'emergenza. Come abbiamo precisato all'inizio del nostro incontro, si tratta di un corso di studio magistrale inserito nella classe di laurea in scienze politiche. Grazie, Giovanna. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Vi faccio, scusate, una condivisione schermo, vediamo se mi riesce di farla. Ecco. Sì, bene, allora, come diceva il direttore prima, Governance dell'emergenza è una laurea magistrale biennale che già esisteva nel nostro dipartimento perché noi abbiamo iniziato con questo corso 6 anni fa. Ancora, come è stato appena ricordato dalla professoressa Calafà, Governance dell'emergenza appartiene alla classe delle scienze di laurea, delle scienze politiche, e quindi condivide in questa classe di laurea proprio il DNA, cioè la interdisciplinarietà. Naturalmente, non si tratta di un'offerta formativa, diciamo così, singola che sta per conto suo all'interno dell'offerta formativa del Dipartimento, perché Governance dell'emergenza è un corso che, diciamo, è complementare, se vogliamo, a quello magistrale che ha appena presentato il professor Troiano, solamente che questo corso è rivolto prevalentemente allo studio di quella parte del terzo settore che si occupa di emergenze. Che cosa vuol dire emergenze? Che cosa si studia in questo corso? Prevalentemente il corso si focalizza sullo studio di 3 filoni fondamentali che vedete qui: i fenomeni migratori, la protezione civile e l'intervento in aree di crisi all'estero, cioè guerre e conflitti
con interventi di supporto all'estero e negli scenari appunto di conflittualità. Questo corso è stato istituito originariamente appunto in convenzione con l'Aeronautica Militare e quindi con il comando di Villafranca, vicino qui nel nostro territorio, per chi non proviene, i collegati che non provengono da questo territorio, la base di Villafranca è una base logistica che però ha manifestato da sempre interesse nell'attività di formazione, quindi con loro abbiamo istituito e costruito originariamente questo corso che però appunto oggi è rivolto prevalentemente agli studenti delle lauree triennali che siano interessati a questo tipo di argomenti. Quindi questo non è un corso generalista, è un corso molto specifico, è un corso in cui, come vedrete, e come avrete visto sicuramente nel piano formativo, il piano didattico che è pubblicato sul sito dell'Ateneo, è un corso che ha insegnamenti che sono altamente specializzati. Ecco, quindi non, pur essendo un corso dove trovate materie che sono state già probabilmente studiate nelle lauree triennali, però troverete insegnamenti che sono focalizzati su aspetti particolari. Ok, scusate che volevo. Essendo un corso in scienze politiche, è un corso che porta, come dicevamo prima, nel suo DNA l'interdisciplinarietà. Quindi voi troverete insegnamenti di varie materie, prevalentemente una base giuridica solida, e questo ci fa dire anche che anche questo corso può completare la formazione dello studente che abbia fatto una laurea triennale in scienze dei servizi nel nostro dipartimento. Però ovviamente è aperto poi agli studenti che provengono anche da altri corsi triennali e che siano interessati, poi vedremo velocemente i requisiti di accesso. È però comunque un corso di laurea, quindi qui si studiano gli aspetti teorici di questi fenomeni che abbiamo visto in precedenza. Però, siccome questi fenomeni poi comportano anche conoscenza di aspetti più pratici, la nostra offerta formativa è normalmente integrata appunto dalla didattica integrativa, che è fatta di attività seminariali che vengono tenuti da operatori esperti e che servono proprio a far vedere gli aspetti più pratici, più operativi delle materie che vediamo. Ecco, qui velocemente vi faccio vedere le materie che poi voi troverete specificate nel piano pubblicato sul sito dell'Ateneo e come vedete questo corso è un corso che ha una forte base giuridica. C'è uno zoccolo giuridico duro che poi consente appunto di formare quello che è fondamentalmente un giurista dell'emergenza. Quindi è diciamo, un nucleo giuridico di base che poi viene completato però con materie diverse come l'economia, la geografia, la logistica, la filosofia, la sociologia e così via, no? Proprio per dare una figura professionale che è formata sulle emergenze, ma a tutto tondo. L'altro aspetto che è molto rilevante e che si combina con quello della didattica integrativa è quello degli stage. Lo stage è previsto per questo corso di laurea e noi ci teniamo particolarmente e fino in tutti questi anni abbiamo cercato di lavorare come corso come dipartimento, come corso di laurea, per offrire dei tirocini che avessero una valenza formativa forte, quindi per curare particolarmente lo stage, perché lo stage è il momento in cui
Lo studente sul campo prova le sue conoscenze o mette in opera quello che ha imparato in teoria. E in effetti abbiamo sempre cercato di mantenere dei rapporti con appunto gli enti non profit, le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni internazionali per poter garantire degli stage che avessero una valenza formativa rilevante per lo studente. Sbocchi professionali, anche qui lo sbocco professionale, come vedete da questa slide, non è mai veramente definito perché tutte le classi di laurea, che assomigliano, in particolare quella in scienze politiche, formano delle figure professionali che, sono adattabili a diversi contesti lavorativi. In generale, noi diciamo, tendiamo a indicare appunto funzionari per le amministrazioni pubbliche che si possono inserire in contesti di gestione di stati di crisi o protezione civile, consulenti ed esperti per le istituzioni politiche nazionali e internazionali, consulenti ed esperti per le organizzazioni non governative, quindi terzo settore no profit nazionale e internazionale. Accesso al corso, questo corso richiede il possesso di 60 crediti, indistintamente in questi settori che voi vedete: diritto, economia, statistica, sociologia, geografia, storia. Anche qui, come nell'altra laurea magistrale, è necessario avere un livello di inglese B1 per poter accedere, al corso. Per gli studenti, che devono, stranieri, diciamo, che hanno madrelingua, diversa dall'italiano, il livello B2. Quindi questo corso è destinato a studenti che provengono da lauree triennali di vario tipo, possono essere diciamo, prevalentemente giuridico, sociologico, scienze politiche, relazioni internazionali, ma anche altre lauree, purché appunto accumulino questi 60 crediti in queste materie che vengono poi valutate dalla segreteria. Ok, io credo di avervi detto tutto, anche se in modo molto conciso. Tutte le informazioni le trovate ormai sul sito del corso pubblicato nel sito dell'Ateneo. Se ci sono domande particolari, io sono a disposizione e lascio poi la parola alla professoressa Calafà che introdurrà. Grazie. Grazie Giovanna. Un'unica precisazione rispetto alle lauree magistrali, questo vale sia per la laurea magistrale in governance dell'emergenza che per la laurea magistrale in scienze giuridiche, è possibile l'iscrizione anche in attesa della laurea. Quindi è importante ricordare questo passaggio perché comunque la laurea esiste giuridicamente una sottoposizione a un'iscrizione sottoposta a condizione del conseguimento del titolo. Quindi chi volesse iscriversi lo può fare anche in attesa dell'ottenimento del titolo di laurea. Per completare la nostra offerta formativa, darei la parola a Francesca Ragno, referente della magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, il corso quinquennale che prepara gli studi giuridici più classici, anche se con delle connotazioni particolari del corso di studio stesso. Francesca. Sì, grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, bentrovati e bentrovate. Io direi che il mio ruolo è quello di introdurvi appunto il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza. Direi la mia è l'ultima presentazione, però riterrei di poter effettivamente esordire dicendo che questo corso di laurea magistrale a ciclo unico is the last but not the least, perché è un corso appunto tradizionale che ormai offriamo da diversi anni e che abbiamo comunque riformato recentemente, come mi accingo a raccontarvi. E per quanto riguarda la mia presentazione, i temi che vorrei introdurvi sono essenzialmente questi. Vi darò una breve introduzione di quella che è l'articolazione del nostro corso di studi, di quella che è il contenuto del nostro corso di studi. Vi parlerò abbastanza brevemente delle prospettive occupazionali e poi vi darò conto di quello che è il percorso formativo che offriamo ai nostri studenti.
Per quanto riguarda il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, come avete già capito, si tratta di un corso di durata quinquennale, quindi durata di 5 anni, che è funzionale ad offrire ai nostri studenti una formazione giuridica superiore, che però non si concreta esclusivamente in una conoscenza delle norme degli istituti giuridici, ma è proprio finalizzata a crescere e, diciamo, soprattutto strutturare, naturalmente, laddove non preesista, una capacità di analisi di quelli che sono problemi giuridici complessi. Inoltre, aspiriamo a fornire ai nostri studenti delle abilità e delle tecniche argomentative che sono indispensabili, diciamo, per l'ambito legale. Per quanto riguarda le prospettive, come immagino sappiate, il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza offre vari sbocchi occupazionali sia a livello nazionale che a livello nazionale, sia a livello internazionale. E qui vorrei soffermarmi proprio sulla dimensione internazionale, non solo perché io insegno diritto internazionale, appunto sono una docente di diritto internazionale, ma proprio perché spesso ho l'impressione che i nostri studenti, diciamo, non colgano, abbiano più che altro la convinzione che lo studio del diritto sia unicamente focalizzato su una dimensione nazionale. Non è così. Il nostro corso di studi permette agli studenti di maturare una solida competenza anche in ambito europeo, internazionale, comparato, e questo consente ai nostri studenti di essere in grado di diciamo affrontare le problematiche giuridiche che la globalizzazione, ovviamente l'integrazione dei mercati, pongono, e consente ai nostri studenti eventualmente anche di spendere le proprie competenze all'estero. Per quanto riguarda diciamo le varie opportunità che una laurea in giurisprudenza offre, scusate, ecco qui, immagino, come voi sappiate, che naturalmente la laurea magistrale ciclo unico in giurisprudenza è chiaramente la porta d'ingresso alle professioni legali. Questo è stato rimarcato ovviamente dagli interventi che mi hanno preceduto, ed è effettivamente questo proprio il focus del nostro corso di studi, cioè noi cerchiamo di preparare i nostri studenti a diventare magistrati, avvocati dello Stato, naturalmente previa superamento dei concorsi, e di naturalmente gettare le basi di quella che è la professione dell'avvocato e del notaio. Rispetto alle professioni legali vorrei sottolineare un aspetto secondo me molto importante, cioè l'ottima interazione che il nostro dipartimento ha con gli ordini professionali, in particolare il rapporto di collaborazione che noi abbiamo con l'Ordine degli Avvocati di Verona, di Vicenza, di Mantova e con il Consiglio Notarile di Verona, ci consente di offrire ai nostri studenti la possibilità di svolgere già durante l'ultimo anno del corso di studi i primi 6 mesi del tirocinio naturalmente necessario per l'accesso alla professione forense, alla professione notarile. La laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza inoltre consente, per consolidata tradizione, di accedere ai concorsi indetti dalla pubblica amministrazione che sono volti a rivestire posizioni di elevata qualificazione. In questa slide potete vedere alcuni esempi di ruoli, di funzioni ai quali è possibile avere accesso con una laurea in giurisprudenza. Per quanto riguarda invece l'ambito europeo e internazionale, un laureato in giurisprudenza può ambire a rivestire ruoli di prestigio, di responsabilità presso istituzioni e agenzie europee, può ambire ad accedere alla carriera diplomatica e può trovare impiego anche in organizzazioni internazionali governative e non governative. Per quanto poi concerne il settore privato, un nostro laureato può ovviamente essere assunto come esperto, come consulente legale da imprese, istituti bancari e assicurativi, o può lavorare nell'ambito di enti del terzo settore. Per quanto riguarda diciamo l'aspetto delle prospettive occupazionali in enti privati, vorrei segnalare la nostra ricettività, che già il direttore del dipartimento ha segnalato, ma che naturalmente ha avuto anche presa per quanto riguarda la riforma della nostra laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, cioè la nostra ricettività rispetto ai bisogni che ci vengono rappresentati proprio dal mondo imprenditoriale e la nostra attenzione proprio rispetto alle specificità del tessuto economico e produttivo locale. Da qui il nostro interesse, ad esempio, per l'agroalimentare, per le nuove tecnologie, per il settore della moda e la forte apertura internazionale a cui il nostro dipartimento tende.
Ora che abbiamo le idee un po' più chiare circa quelle che sono le prospettive occupazionali, vediamo quella che è la performance del nostro corso di studi e effettivamente posso rilevare dei dati particolarmente buoni. Guardate i dati ANVUR del 2020, emerge un dato evidentemente positivo che peraltro si accompagna, come vedete dalla slide, da un elevato tasso di gradimento che ci attestano i nostri laureati. Vedete, il 97,1% dei nostri laureati si dichiara soddisfatto del nostro corso di studi, e direi che questo è un ottimo risultato. Per quanto riguarda la percentuale di occupati a un anno della laurea, abbiamo dei dati molto positivi, perché abbiamo dei dati che indicano performance del nostro corso di studi che è superiore a quella dell'area geografica di riferimento. L'area geografica di riferimento comprende Veneto, Emilia-Romagna, Friuli e Trentino-Alto Adige, quindi regioni del nord, diciamo, che sono omogenee dal punto di vista economico, ed è decisamente superiore alla media nazionale, e lo scatto addirittura in questo caso del 9,7%. Quindi, una volta indicata quella che è la performance del nostro corso di studio, che peraltro emerge anche da un nuovo dato che ci fornisce Alma Laurea, che attesta il fatto che i nostri laureati siano occupati nella misura dell'89,7% a 5 anni della laurea, 89,7%, quindi insomma decisamente un dato positivo. Ora che abbiamo un po' capito che tipo di performance abbiamo, andiamo a capire chi si può iscrivere al corso di laurea magistrale a ciclo unico e in quale contesto si studia. Su questo punto vorrei essere molto chiara: il corso di studi è ad accesso libero, quindi non ci sono test di ammissione e ci si può iscrivere ovviamente, posto che si disponga di un diploma di scuola superiore, scuola secondaria superiore o di equipollente titolo straniero. Per quanto riguarda il contesto in cui si studia, consentitemelo di ricordare, noi offriamo questo corso nell'ambito di un dipartimento che è stato riconosciuto come dipartimento d'eccellenza per il quinquennio 2018-2022, e per quanto riguarda i profili di interesse per i nostri potenziali studenti, questo si traduce non solo nel fatto che sia stato istituito un centro di eccellenza per la ricerca, ma anche questo emerge dal fatto che è stato istituito un laboratorio di didattica innovativa che ha proprio come scopo precipuo quello di implementare, di promuovere nuovi strumenti di didattica e di apprendimento delle discipline giuridiche. Nell'ambito di questo laboratorio sono stati istituiti una pluralità di laboratori didattici che sono a disposizione dei nostri studenti e vanno, come capite, ad arricchire notevolmente la nostra offerta formativa. Per quanto riguarda il percorso formativo, andiamo a descriverlo molto sinteticamente. Nei primi due anni si impartiscono le competenze di base, sia sotto il profilo nozionistico, ma direi soprattutto dal punto di vista metodologico, perché i nostri studenti devono capire come si studia il diritto e in questo senso, diciamo, sono accompagnati con attenzione da parte dei docenti del biennio. Nel successivo triennio invece si sviluppano, si esplorano i principali ambiti del diritto positivo e gli studenti hanno la possibilità di scegliere materie opzionali, eventualmente orientandosi alla luce di quattro diversi percorsi formativi suggeriti. Lo studente però può decisamente decidere di orientarsi nel senso di selezionare i corsi di suo interesse attingendo dai vari percorsi formativi, per cui non c'è alcun vincolo, non si tratta ancora una volta di curricula, ma si tratta solo di percorsi formativi suggeriti. Vorrei darvi conto di questi percorsi formativi. Il primo, come capite, professione legale a dimensione europea e internazionale, è quello più tradizionale, è il percorso tradizionale per gli studi giuridici, è quello che si propone di esporre lo studente allo studio delle materie più strettamente connesse con le professioni legali. Il secondo, imprese e mercati globali, è più concepito a favore di chi intende intraprendere un'attività all'interno delle imprese. Il terzo, istituzioni e processi decisionali interni e sovranazionali, è quello che ha una più evidente marcatura di carattere pubblicistico, mentre il quarto, New Industries, è il percorso che forse più coglie quelle che sono
le implicazioni giuridiche che l'evoluzione tecnologica comporta e si dedica maggiormente a quelli che sono i rapporti tra diritto e realtà produttiva. Per quanto riguarda la didattica, essa in buona parte erogata frontalmente, anche se, come vi dicevo, non mancano affatto i laboratori tematici, le cliniche legali, le simulazioni processuali, e ciò consente agli studenti di abituarsi alla risoluzione per problemi giuridici e di sviluppare quelle capacità analitiche e argomentative così importanti appunto in ambito legale. I nostri studenti peraltro hanno la possibilità intraprendere attività di tirocinio e stage che sono chiaramente funzionali all'inserimento nel mondo del lavoro e sono funzionali all'acquisizione di abilità specifiche di interesse professionale. Adeguato spazio poi chiaramente è riconosciuto alle lingue straniere, alle conoscenze informatiche e per quanto riguarda questo aspetto vorrei segnalarvi una forte tendenza all'internazionalizzazione. L'internazionalizzazione è un ambito strategico per il nostro dipartimento, ma in generale è un ambito strategico per l'Ateneo Veronese. I nostri studenti hanno la possibilità di frequentare corsi integralmente insegnati in lingua straniera e segnatamente in inglese, hanno la possibilità di interagire con visiting professor che spesso provengono da atenei di assoluto prestigio internazionale e possono fruire ovviamente di programmi di scambio e di mobilità quali il programma Erasmus. Il percorso di studi, come sapete, si conclude con una tesi laurea, con la redazione e la discussione della tesi laurea. A questo riguardo vorrei segnalare le iniziative messe in campo dal Collegio di Giurisprudenza che hanno proprio la finalità di agevolare gli studenti in questo ultimo scoglio. Bene, a questo punto credo di avervi trasmesso le informazioni essenziali rispetto al nostro corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di incontrarvi al più presto di persona nei locali della nostra bellissima sede. Grazie. Grazie Francesca. Sono nel frattempo arrivate alcune domande alle quali in chat alle quali abbiamo già risposto. Ne vedo ancora una e quindi mi accingo a rispondere. Rispetto al testo, lei trova tutte le istruzioni rispetto al corso di studio dentro il sito web, dove trova anche il piano didattico e tutte le attività previste dal corso di studio stesso. Quindi basta digitare, entrare nell'area giuridica dei corsi di studio e trova tutto rispetto a servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no profit. Ok, quindi non vedo altre domande sospese. C'è una domanda nella sezione domande e risposta. Buongiorno, vorrei sapere se c'è un testo da fare con il Dipartimento di Scienze Giuridiche per le amministrazioni. Un test d'ingresso forse? Un test, forse il test d'ingresso non c'è. Se è test non c'è. Sì, infatti credo. Test d'ingresso, sì. Allora le abbiamo risposto dal vivo, esatto. Così ci posso togliere la domanda. Non c'è un test d'ingresso, nessuno dei corsi di studio che abbiamo attivato è un corso con accesso programmato in questa fase. Allora. Sì, l'orario degli insegnamenti è costruito a partire dagli anni di corso, concentrandoli in alcuni giorni, in modo tale che possiate avere alcuni giorni di lezione e alcuni giorni che sono dedicati allo studio. Non abbiamo ancora l'orario delle lezioni, ma sarà costruito a breve. Vedrete, potrete apprezzare anche voi che ci sono alcuni giorni della settimana dedicati appositamente alle matricole e altri per gli altri corsi a partire dal secondo anno in su. Credo di aver risposto, aspettiamo ancora se ci sono altre. Allora, abbiamo risposto alla domanda sulla data di apertura delle iscrizioni. La scelta della lingua straniera. Scusi, abbiamo detto 12, ma no, mi correggo, scusate la correzione, il 14 luglio aprono le iscrizioni. Okay. 14. Okay, comunque la prossima settimana sostanzialmente. Sì, la prossima settimana. 14 luglio aprono le iscrizioni.
e il, rispetto alla lingua straniera c'è la possibilità di scegliere, ci sono alcune scelte possibili tra le tra quelle per quanto riguarda le certificazioni che sono collegate a corsi forniti dal CLA e quindi certificazioni del CLA. Per quanto riguarda il nostro dipartimento in particolare, abbiamo anche comunque il francese giuridico. Eravamo anche intenzionati ad aprire un corso specifico in spagnolo giuridico. Per il momento, dall'anno prossimo, come corso proprio abbiamo Legal English, sia nella versione base che in quella avanzata per le lauree magistrali. Vediamo. Ecco, rispetto alla data della prova di lingua per gli stranieri, mi appunto la domanda perché non ho idea di quando venga organizzata la prova di lingua. C'è una data precisa, bisogna raccogliere la precisazione su questo, salvo che non lo sappiano i tutor che sono collegati con noi. Per gli studenti stranieri la prova di lingua. Che sono quelli... Franca, lei le indicazioni rispetto agli accessi degli studenti stranieri? No, degli studenti stranieri no, però appunto chiedo anch'io ai colleghi che sono collegati, a Lilian o a... Dovrebbero infatti avere però... loro le indicazioni. Sì. Intanto sto condividendo, professoressa, sulla chat il link per quanto riguarda la pagina iscrizioni, al quale tutti gli studenti possono fare riferimento per eventuali indicazioni in merito alle date, scadenze e quant'altro. Intanto posso dare l'informazione che è stata richiesta rispetto ai saperi minimi, cioè alle conoscenze minime previste per l'accesso. Sono organizzati annualmente anche in più fasi nel corso dell'anno accademico, proprio per consentire agli studenti che non riescono a svolgerli nell'immediatezza dell'avvio dell'anno accademico, li possono recuperare in seguito. Vorrei rassicurarli, sono corsi che sono costruiti direttamente dal Collegio Dipartimento di Giurisprudenza, gestiti via Moodle e fanno parte di un pacchetto di verifiche di conoscenze e di comprensione del testo. Quindi esiste comunque, se entrate nel nostro sito di dipartimento, c'è una pagina dedicata ai saperi minimi in modo tale che possiate verificare anche le attività che sono state svolte nel corso dell'anno dedicate proprio ai saperi minimi. Francesca, tu avevi lavorato anche su questo tema, volevi aggiungere qualcosa? Il microfono. Scusate. Sì, allora dipende dal momento dell'iscrizione in cui si perfeziona l'iscrizione, però un primo test viene normalmente somministrato tra ottobre e novembre e il secondo poi a febbraio. Per coloro che non lo superano sono previsti corsi di recupero e quindi c'è la possibilità di fruirne, ovviamente, per cui c'è un accompagnamento, insomma, molto ben strutturato anche rispetto ai saperi minimi. C'è un docente tutor che accompagna gli studenti alla... E anche prossimo anno i saperi minimi, il test sarà svolto via Moodle, per cui essenzialmente gli studenti dovranno leggere un testo e rispondere a alcune domande che sono mirate a accertare la capacità di comprensione del testo e quindi anche le capacità logiche degli studenti. Rispetto invece alle conoscenze di linguistica dello studente straniero, mi chiedevo, eravamo rimaste sospeso e avevamo questa domanda sospesa, se le due tutor ci possono aiutare, Lilian e Scilla, credo di aver capito. Sì, Scilla. Eccole. Sì, e sto cercando questa informazione perché onestamente non mi era mai capitata questa domanda per quanto riguarda gli studenti stranieri. Io credo che non ci siano verifiche linguistiche e che la verifica linguistica sia semplicemente collegata ai... Quindi semplicemente appunto... E comprensione, fanno come tutti gli altri studenti la verifica di comprensione del testo e sapere okay. Ecco... C'era un tema invece collegato ovviamente alle capacità linguistiche, se uno prevede di iscriversi o di partecipare alle selezioni per i percorsi Erasmus e ai contingenti probabilmente di studenti stranieri ammessi, però sono questioni diverse, sì, che so io, però non sono questioni diverse, quindi per lo studente straniero non vi è
non viene verificata la, non c'è la un prova. Test specifico. Perfetto. Allora non stavo sbagliando rispetto a questa parte. Grazie mille, Scilla. Grazie. Io non vedo altre domande, non so se i colleghi ne vedono altre che ci sono sfuggite. Sì, guarda, ci sono sulla domanda e risposta. Ok, eccole qui. Eccolo qui. Sì, ad esempio uno studente, Charles, chiede per quando è prevista la prova di lingua per stranieri. Non abbiamo ancora le date, però possono inviare una richiesta ad admissions@ateneo.idr.it. Quindi per la parte... in chat. Ok. Esatto. Invece per quanto riguarda la chiudere la, dopo la laurea triennale, concludere con la laurea magistrale a ciclo unico di giurisprudenza, ecco, il percorso di studio è costruito come 3 al quale eventualmente accedere ad un 2. La laurea magistrale in giurisprudenza è una classe di laurea separata e diversa, per cui il trasferimento da una prima della laurea o l'iscrizione dopo l'acquisizione del triennio comporta delle scelte che andranno valutate caso per caso, ma non c'è un percorso dedicato e quindi ci sono una serie di penalizzazioni rispetto alla scelta stessa, anche perché i corsi di studio sono diversi, quindi anche in termini di crediti acquisiti nel primo, secondo, terzo anno, sono crediti che non comportano un automatico possibilità di trasferimento / iscrizione alla laurea magistrale a ciclo unico. Questa è la risposta rispetto al 3 più il collegamento relativo alla magistrale. Non è vietato questo spostamento, questo collegamento, ma non è uno dei percorsi consigliati, proprio perché è ricco di penalizzazioni, proprio perché i corsi di studio sono molto diversi gli uni dagli altri. Ce n'è una dedicata a governance, Giovanna? Sì, vedo. Sì, allora, i 60 crediti sono richiesti al momento dell'iscrizione, quindi è vero che lo studente può fare corsi singoli, quindi esami che gli consentano di acquisire i crediti mancanti, però non può farli durante il corso, cioè non li può recuperare, intanto iscriversi sotto condizione e poi recuperarli, deve averli fatti prima, quindi quello che si riesce a recuperare prima facendo corsi singoli, prima dell'iscrizione va bene, altrimenti bisogna rinviare l'iscrizione all'anno successivo e nel frattempo colmare i crediti che mancano. Grazie Giovanna, possiamo intanto rispondere alle due domande nella chat. La prima rispetto ai percorsi Erasmus, in che anno sono consigliati le attivazioni dei percorsi Erasmus? Non c'è un anno in cui vengono consigliati, in realtà uno studente può spostarsi all'estero in base a scelte che sono singole. Francesca, voi come referenti Erasmus avete dato indicazioni specifiche rispetto ai suggerimenti specifici? Allora, come dicevo, il biennio è diciamo funzionale all'acquisizione delle competenze di base, quindi è opportuno che uno studente, a mio modo di vedere, consideri un'esperienza Erasmus a partire dal terzo anno. Ora, i nostri studenti spesso lo fanno un po' tardi, lo fanno all'ultimo anno, ed effettivamente questo limita un po' la scelta degli insegnamenti che possono frequentare all'estero, perché il piano di studi, diciamo, è già abbastanza definito nell'ultimo anno. Io credo che onestamente sia consigliabile immaginare un'esperienza Erasmus già dal momento dell'iscrizione, e soprattutto laddove si decida di farla si definisca un po' il percorso di studi anche in funzione dell'esperienza che si vorrà fare all'estero, e comunque consiglio di svolgere questa esperienza dal terzo anno in poi.
Grazie, grazie Francesca. Quindi non ci sono vincoli rispetto al piano didattico e questo è ovvio perché vi è assoluta libertà rispetto a queste scelte. Al limite c'è una verifica di opportunità sul biennio e di preparazione comunque a partire dal terzo anno in poi senza arrivare al quinto perché obiettivamente sul quinto anno c'è un numero molto ridotto di scelte. Ci sono anche dei vincoli perché poi è necessario accompagnarlo a un percorso eventualmente funzionale alla redazione della tesi, per cui effettivamente non sarebbe il caso di aspettare l'ultimo anno, bisogna immaginare di fare questo. Grazie Francesca. Chiederei invece a Franca se ci vuole inserire in chat e mandarla anche ai partecipanti la mail alla quale scrivere per l'acquisizione delle certificazioni, per la documentazione relativa alle DSA. Abbiamo un servizio di Ateneo che si occupa dell'accesso agli studenti con la DSA, quindi magari mettiamo in chat la mail del secolo qui. Trovate tutte le istruzioni e indicazioni per attivare, per cominciare il vostro percorso, accompagnati dalle relative certificazioni e dal trattamento conseguente che viene gestito dal servizio inclusione e accessibilità dell'Ateneo di Verona. Controllo l'ultima, questo vi direi che non vedo. Non vedo altre domande. Confermo che non ci sono altre domande neanche nella sezione domande e risposte. Grazie mille. Se i partecipanti sono d'accordo, possono scrivere a me o ai docenti che hanno parlato rispetto ai singoli corsi di studio. Quindi aspettiamo eventuali vostre sollecitazioni e siamo sempre disponibili al confronto. Vi ricordo quindi la data per salutarci, la data di apertura delle iscrizioni che è il 14 luglio. Siamo proprio alla presa della Bastiglia, quindi prendiamo una data simbolica e la settimana prossima cominciano le iscrizioni ai nostri corsi di studio. Ringrazio tutti e tutte per aver partecipato, grazie per il supporto al servizio orientamento e alle tutor collegate, ai colleghi e le colleghe che ci hanno aiutato questa mattina. Grazie davvero. Grazie a voi, grazie professori, per la chiarezza nell'esposizione. Grazie, 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 buon lavoro. Thank you.